parte Gabriele Innocenti. E forse l'ha preso. Forse. Sì, l'ha preso. Io direi senza forse. Ha fatto una carriera molto pulita e è andato a finire nel punteggio più alto. Stiamo già esultando a porta del foro. Quattro, colpo di scena. Incredibile, da qua sembrava un 5 pieno. Partito, Andrea Bennati. Che dici? Non mi sbilancio più adesso il punteggio, perché prima sembrava un 5 pieno e in realtà poi hanno assegnato il 4. È un tiro molto interno, però aspettiamo il verdetto della giuria. 2. Non te la sentivi, ma avevi visto che era... No, non me la sentivo di dire però due. Avevi visto che... Però era interno, spostato sulla sinistra. Filippo Fardelli. Ed è un 5. Credo che stavolta ci sia. Questa volta ha fatto centro, perché se non danno centro qua non lo danno più. E sarebbe una grandissima risposta di Filippo Fardelli. È una risposta pesante, perché comunque ha fatto vedere che ha cambiato cavallo, ha portato un soggetto che gli ha fatto una carriera impeccabile e ha fatto centro, pertanto ha dimostrato carattere. 5, qui non ci sono sorprese. Eccolo, Saverio Montini. E forse l'ha fatto anche lui. Sembra che l'abbia fatto anche lui, l'ha coperto, ha tardato molto a stendere la lancia, però l'ha fatto ha fatto un tiro poi molto preciso. 5. È partito Roberto Gabelli. E ce l'ha fatta forse, qui una fiocca nei 5. Ed è uscito fuori il leone, che a volte può uscire in queste situazioni, perché è la condizione migliore che può succedere. Devi far quello, devi fare solo quello e tiri fuori il carattere. Lui l'ha tirato fuori, ha fatto un'ottima carriera, ma soprattutto ha messo tanta grinta in questo percorso per raggiungere il centro. 5, allora sale a 9, porta del foro. Partito Elia Pineschi. Partito forte, non si spezza, e ha fatto 2, credo. Sì. La lancia l'ha marchiata poco, però ha fatto un 2 molto, molto fuori dalla zona del centro. 2 e 2 più 2 fa 4, però in due carriere. Sì, è un punteggio molto, molto magro e deludente il totale della coppia. Però questo è un due vero, che uno deve riflettere su cosa veramente non è andato nella carriera. Eccolo, Jacopo Francoia. No, 3. È un 3 nell'angolo, ma è 3. 3, e allora porta crucifera 8, fuori. È partito subito Francesco Rossi. Bellissima carriera. È un 4. È un 4 e quindi spareggio con porta del foro. Per la felicità dei due quartieri in gara, uno spareggio è sicuramente emozionante. 4, allora spareggio, porta del foro, porta Sant'Andrea. Eccolo, Gabriele Innocenti, primo spareggio. 5 pieno. Sì, è un 5 sicuramente pieno e l'urlo ne è la testimonianza. Comunque è una prova generale che sta regalando, questo è il quarto 5 della serata. È una prova generale di altissimo livello e Porta del Foro è veramente, sta disputando una prova generale incredibile, perché ha fatto 3 tiri, ma tutti lì. Ovazione per Gabriele Innocenti. Due tiri bellissimi, non gli puoi fare altro che un'ovazione. 5.
Il porta del Foro che sembrava essere partita con quel 4, adesso invece ha fatto 2-5 e adesso porta Sant'Andrea dove va a fare altrettanto. E va Francesco Rossi, si decide la prova generale forse. 5 ancora, si va avanti. Ha fatto 5, sono felicissimo per lui. Una bella carriera e un altrettanto bellissimo tiro. 5 e si va avanti. Ma attenzione, carriera lenta forse. Carriera lenta, colpo di scena. E vince Porta del Foro. Te lo stavo per dire che mi era sembrata lenta, però ho detto boh, forse, perché effettivamente è un bel colpo di scena alla fine. Porta del Foro che era partita in sordina, poi alla fine è riuscita a aggiudicarsi la vittoria a pieno merito. Perché effettivamente quando si è avvicinato al tabellone, cioè è stato molto lento quel passaggio, cioè che è arrivato al tabellone, quindi però ho detto forse era nei tempi. Io confidavo in realtà che fosse nei tempi, magari dei tempi un po' alti, ma ci rientrasse. Evidentemente questo non gli è bastato. E allora è diventato un 3 il suo punteggio, quindi Porta del Foro si aggiudica la prova generale per Porta del Foro, è il successo numero 13 in questo speciale al Bodoro, insidia Porta Crucifera a quota 14 ed è il quinto successo nelle ultime 7 edizioni della prova generale.